Oggi siamo in una delle scuole più grandi e importanti d'Italia ed è con noi il professor Ugo Pancani, uno dei docenti. Benvenuti in questa scuola che è sicuramente una delle più grandi d'Italia, con i suoi 9 edifici, 90 aule, 78 laboratori. Abbiamo un palasport, una micropiscina, un campo sportivo. All'interno una biblioteca raccoglie circa 37.000 volumi e ci sono all'interno di questa scuola anche 2 centro studi, uno per il restauro delle auto di epoca, l'altro per il restauro di orologi. Una scuola che raccoglie 1.900 allievi circa, 248 insegnanti, 68 non docenti. Una scuola che è stata costruita, creata nel 1900 e per questo non poteva mancare un museo, una raccolta di strumenti didattici utilizzati in tutti questi anni, che sono una testimonianza importante per l'evoluzione tecnologica di vari settori. È un museo visitabile dalla cittadinanza che può veramente fare anche esperienze interattive. Ecco, io penso sia importante ora conoscere bene questa scuola visitandola direttamente. Ecco, grazie a questi corridoi possiamo, le dimensioni di questi corridoi possiamo capire la grandezza della scuola. Qui ci sono laboratori e aule che si affacciano in questo corridoio. Qui ci sa, vedete, una serie di laboratori che sono predisposti per delle prove tecniche, prove pratiche, collaudi. In effetti viene messo in pratica quello che teoricamente viene studiato nelle varie aule. Siamo all'interno del centro didattico restauro auto d'epoca. Avviciniamoci al professor Stefano Ferrari, che è responsabile del centro didattico restauro auto d'epoca. Buongiorno professore. Buongiorno. Buongiorno. Quale attività viene svolta all'interno del laboratorio? Dunque, questa è un'attività sperimentale che da un anno abbiamo messo in atto e consiste nel utilizzare lo spazio che il preside ci ha lasciato da quest'anno, appunto, per creare questo centro didattico di restauro auto d'epoca che è unico in Italia. I ragazzi hanno aderito con grande entusiasmo e la cosa più interessante penso sia stata quella che in orario extracurricolare hanno dedicato 9 mesi di lavoro per tirare fuori questa creatura che, partendo da una macchina completamente da restaurare, è diventata una vera macchina da corsa. Come ti chiami? Mi chiamo Lapo Graziani. Ecco, che cosa spinge un giovane ragazzo a tornare anche di pomeriggio a scuola? Soprattutto la passione per le auto e la voglia di poter vedere una creatura finita, una bella creatura finita come questa. Tu come ti chiami? Fabio Boretti. E anche per te è grande passione per le auto? Sì, è grande passione. Poi entrare a contatto con la macchina, proprio da partire da restaurare a una cosa finita così. Ecco, ma in che condizioni era la macchina prima dell'intervento? Ma la macchina era messa un po' malino, tutta piena di ruggine, tutta ossidata e noi proprio si è completamente smontata tutta e si è ripartita tutta da zero. Ci sono state delle collaborazioni con altri reparti della scuola? Sì, ci sono state altre collaborazioni con reparti. Oggi continuiamo il viaggio all'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci in compagnia del professor Ugo Pancani, il nostro accompagnatore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Qui siamo di fronte a uno dei reparti più significativi della nostra scuola. È il reparto che certifica i nostri 109 anni di vita di questa scuola, perché stiamo entrando, meglio ancora, nel museo. E quindi ci troviamo nell'ex falegnameria dell'istituto proprio per scelta come sede della nostra mostra permanente della strumentaria storica scientifica del Leonardo da Vinci. Ecco, qui abbiamo edilizia che venne istituita proprio nel 1946 su richiesta
per la formazione del personale che doveva operare nel momento della ricostruzione. Era il momento dei prestiti per la ricostruzione, quindi quel manifesto dell'epoca ci testimonia questo. Ecco, un altro esempio è la strumentaria storica del corso di chimica, con i volumi che sono coevi degli strumenti e che quindi sono strettamente legati allo strumento stesso, da cui proprio la scelta di porli accanto. Adesso ci troviamo di fronte alla vetrina della strumentazione di elettrotecnica. Siamo all'inizio del 1900 e qui troviamo gli strumenti più antichi della nostra collezione. Era il momento della guerra, l'impegno finanziario era notevole e quindi si doveva costruire gli strumenti sui quali poi gli allievi si sarebbero esercitati all'interno dell'istituto stesso. Questi strumenti sono di grande precisione e alcuni di essi funzionavano senz'altro meglio di quelli forniti dall'industria. Ah, vedo qui la cara vecchia lampadina d'incandescenza. Sì, è stata scelta a testimonianza di una tappa importantissima per quanto riguarda la storia dell'elettricità. Il tubo a vuoto, di cui poi troveremo le applicazioni con i raggi X, vedete qui l'ampolla dei raggi X, e poi ancora, seguitando per la stessa strada, il tubo catodico, tubo catodico e l'impiego che appunto avrà poi per la televisione. Gli altri strumenti sono strumenti che riguardano i segnali, quindi sono generatori di segnali. Importante che molti di questi sono militari, sono strumenti militari e riguardano tutti la misurazione dei segnali. Abbiamo parlato appunto dei tubi a vuoto e qui troviamo quella che è una rivelazione importantissima, cioè la nascita della valvola, la valvola che sarà fondamentale per quanto riguarda le comunicazioni radio. Qui la scelta è proprio di far vedere dalla valvola come si arriverà al transistor, che poi, come sappiamo, sostituirà la valvola. È una dimostrazione ulteriore delle tappe fondamentali della nascita di nuove tecnologie, che poi sono la base dello sviluppo di quella offerta didattica che tuttora il nostro istituto è in grado di poter fornire. Questa è la storia, l'inizio, presenti nella nascita di queste nuove tecnologie, in automatico si è subito pensato a quale offerta didattica potevamo dare per trasmettere ai nostri allievi. Qui ci troviamo di fronte a una realtà pressoché unica, micromeccanica e orologeria. Sì, nella scuola ci sono i corsi di micromeccanica e orologeria, testimonianza di questa specializzazione sono questi importantissimi strumenti di precisione che servono per restaurare orologi d'epoca. Vorrei indicare soprattutto questo tornio di precisione. E accanto vedete delle foto che rappresentano degli orologi restaurati dalla scuola stessa. Sono orologi storici di grande importanza. Professor Pancani, come interagisce la scuola con il mondo produttivo e l'impresa? Ecco, questa vetrina ci dà già uno spunto importante. In effetti la scuola da sempre ha cercato di capire quale poteva essere l'offerta formativa più coerente con le esigenze fiorentine e provincia. Ecco perché sicuramente i nostri diplomati erano inseriti all'interno di grandi industrie tipo Galileo, Pignone, ma senza dimenticarsi del mondo dell'artigianato. Ed ecco che nel 1950 è nata questa specializzazione, unica in Italia, l'unica scuola che ha come specializzazione micromeccanica e orologeria, e oltre alla specializzazione per la formazione dei nostri allievi abbiamo un centro studi di restauro di orologi d'epoca, tuttora attivo, che ha già restaurato l'orologio all'interno del Duomo di Firenze, si sta lavorando su alcuni restauri del Palazzo Reale di Napoli, del Palazzo dei Priori di Scarperia, un orologio importantissimo che è stato costruito nel 1445 e che attualmente è in fase di restauro all'interno della nostra scuola.
Professore, la scuola intrattiene dei rapporti con dei musei esterni? Sì, attualmente, grazie ai restauri che stiamo realizzando, ha dei rapporti con il Museo del Palazzo dei Priori di Scarperia, come dicevo prima, un museo Palazzo Reale di Napoli, il importante è il rapporto molto stretto con l'Istituto e Museo delle Scienze di Firenze. Questo è un rarissimo esemplare di maglio dei primi del Novecento. Questo è stato completamente ristrutturato e fornito delle parti mancanti all'interno della scuola, dal corso e dagli allievi con gli insegnanti del corso di meccanica. Questo è veramente un esemplare raro. Sì, siamo così giunti all'ultima tappa del nostro cammino attraverso la nascita dell'elettricità. Siamo arrivati all'ultimo uso dell'elettricità attraverso l'elettronica e poi siamo arrivati all'informatica. Immagino che questo museo non è ad uso esclusivo della scuola, ma è aperto a tutta la cittadinanza. Sì, certo, un patrimonio come questo non poteva rimanere solo esclusivo per la scuola, è un patrimonio che noi mettiamo a disposizione delle altre scuole e di tutta la cittadinanza. È possibile vedere la mostra permanente, ma anche fare dei percorsi didattici mirati che possono essere veramente di grande utilizzo per tutte le scuole. Qui ci troviamo di fronte a una delle più antiche macchine della nostra collezione, è il cosiddetto torchio a stella. E qui abbiamo la macchina fotografica da studio del 1900, che è un po' rimasto il simbolo del nostro museo e che ritroviamo appunto sul catalogo. Dagli anni 50 la scuola ha anche il corso di odontotecnici, di cui vediamo qui alcuni strumenti fra i più antichi usati qui dalla scuola. Sono un insieme di strumenti che servono per il processo della realizzazione delle capsule stampate e qui per curiosità ricordiamo gli anni in cui tantissime erano le richieste di iscrizione al corso odontotecnici della Leonardo e la necessità di sorteggiare per iscriversi al corso. Questo è proprio lo strumento con i numerini con cui veniva effettuata il sorteggio per potersi iscrivere a questo corso. Siamo giunti al termine di questa visita al museo dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci e noi ci rivediamo al Festival della Creatività. Buonasera, ritroviamo queste splendide auto d'epoca qui alla Fortezza in occasione del Festival della Creatività. Siamo in compagnia del preside dell'istituto, il professor Massimo Batoni, al quale voglio chiedere, buonasera, qual è il rapporto tra il Leonardo da Vinci e la creatività, l'innovazione? Noi siamo qui perché riteniamo che una scuola come il Leonardo da Vinci, che ha sempre fatto parte della storia di Firenze, della cultura tecnico-scientifica a Firenze, non possa non esserci e sia un momento importante per farci conoscere da tutti anche per le nostre proposte dell'oggi. Che rapporto avete con la città e le forze economiche? Ecco, noi abbiamo già un grande rapporto con le forze economiche e con le amministrazioni della città, della provincia e anche della regione toscana. Vogliamo sempre di più approfondirlo, voglio fare solo alcuni esempi. Noi abbiamo dei rapporti stretti con molte aziende, perché un nostro settore, che è quello proprio dei rapporti scuola-lavoro, attraverso i contatti con oltre 1000 aziende, quasi 1400, manda ogni anno centinaia di ragazzi in stage appunto in queste aziende, cioè a imparare i primi elementi del lavoro che loro hanno studiato a scuola e che poi vorranno fare nella vita. Vorremmo anche andare più in là, che nel futuro questi stage si trasformino proprio in rapporti di alternanza scuola-lavoro, ossia dei periodi molto più lunghi, invece delle attuali 2 settimane, 4-6 settimane,
suddivisa in più periodi dell'anno, proprio per dare il senso di una continuità tra una scuola tecnica professionale e il lavoro che questi ragazzi dovranno fare. Eccoci all'interno, nello stand sulla domotica e Tinnova, e in compagnia del preside. Sì, come ho detto fuori, questa è l'altra parte della creatività e dell'ingegno del Leonardo da Vinci. Abbiamo questo laboratorio a scuola di domotica che abbiamo realizzato insieme con Tinnova, ed è un rapporto a cui tengo molto, perché abbiamo realizzato questo rapporto seguendo un duplice interesse: quello della scuola, di avere un laboratorio di altissimo livello tecnologico da utilizzare nelle ore del mattino per i nostri studenti di elettronica, di informatica, coloro che sono interessati appunto alla domotica come esercitazione del lavoro che loro faranno. E dall'altra parte la scuola mette a disposizione i locali all'azienda speciale Tinnova per utilizzarli in orario extrascolastico per le proprie attività di aggiornamento, di presentazione del lavoro che viene fatto da Tinnova, e questo comporta un rapporto di nuovo tipo tra un'istituzione scolastica e un'agenzia del mondo del lavoro. Ci teniamo e riteniamo che questo possa essere il primo esempio di altri che ne possono seguire, spazi in cambio di tecnologia di alto livello da utilizzare con gli studenti. Questa collaborazione dell'azienda speciale delle Camere di Commercio di Firenze e Prato Tinnova, con laboratorio di domotica all'interno dell'Istituto Leonardo da Vinci, nasce fondamentalmente da un progetto europeo che prevedeva la formazione di soggetti imprenditoriali, per cui installatori, impiantisti, su attività che riguardavano tecnologie per l'integrazione impiantistica di edifici. Buonasera al professor Chini, le volevo chiedere se sono stati molti gli studenti che hanno seguito il suo corso di domotica. Sì, è partita prima di tutto l'iniziativa verso il corso d'aggiornamento per gli insegnanti. Quindi, fatto il corso d'aggiornamento degli insegnanti, questi hanno interessato e hanno fatto lavorare all'interno del laboratorio i loro studenti, e quindi hanno seguito dei corsi anche curricolari, e anche quest'anno stiamo organizzando i corsi all'interno del laboratorio domotica, dove gli studenti cominciano a creare, a realizzare concretamente dispositivi e componenti domotici. Direi i ragazzi anche quest'anno cominciano a fare dei lavori propri insieme agli insegnanti, stanno costruendo delle apparecchiature sia per il risparmio energetico sia per il controllo dell'illuminazione nei nostri ambienti. Buongiorno. Buongiorno. Siamo all'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, in compagnia di professor Ugo Pancani. Professore, dove andiamo stamani? Stamani andiamo a incontrare la professoressa Cervato, che è responsabile dei rapporti dell'Istituto con il mondo del lavoro. Il mio ruolo è quello di responsabile dei rapporti con il mondo del lavoro all'interno di questa scuola. Quindi è un ruolo importante,
perché la nostra scuola non può prescindere, essendo una scuola tecnica, industriale, professionale, artigianale, non può prescindere da avere dei costanti rapporti con il mondo del lavoro. E da molti anni, quindi da oltre 15 anni, abbiamo organizzato all'interno dell'istituto un apposito settore che si occupa di curare questi rapporti, dall'organizzazione degli stage e di altri rapporti con il mondo del lavoro attivi, quindi parlo dell'alternanza di cui si comincia a parlare in questi anni, e rapporti invece che devono essere di aggiornamento dei nostri allievi, quindi su temi specifici o di orientamento professionale, tipo insegnare loro come si fanno i primi passi per cercare lavoro, quindi la stesura di un curriculum o la ricerca di lavoro anche sui siti presenti nella rete. E naturalmente per fare tutto questo abbiamo nel corso del tempo attivato una serie di procedure, abbiamo standardizzato proprio delle procedure sia per la parte di attivazione degli stage sia per la gestione dei rapporti con il mondo del lavoro più in generale. Vorrei ringraziare la collega Cervato che ci ha presentato un settore del nostro istituto fondamentale e importante che ci permette di aiutare i nostri allievi dopo la formazione scolastica. Troviamo all'interno dell'Istituto Leonardo da Vinci? Ma qui siamo di fronte all'Istituto Professionale, il nuovo professionale della scuola, e vi accompagno a visitare il reparto di odontotecnici. Allora, l'odontotecnico è un artigiano atto alla produzione di protesi dentale. Protesi dentale di ogni tipo, protesi mobile, fissa, protesi scheletrata e protesi su impianti, e il nostro corso è suddiviso in due parti, diciamo. La prima è la parte dalla prima alla terza, prequalifica, e poi abbiamo la quarta e la quinta post qualifica. Nei primi tre anni gli allievi diventano operatori odontotecnici, cioè possono lavorare all'interno di un laboratorio odontotecnico. Con la quarta e la quinta classe prendono la maturità e l'abilitazione della sanità all'uso e alle arti odontotecniche per aprire un proprio laboratorio oppure proseguire un percorso universitario o qualsiasi cosa loro vogliano studiare, diciamo, o aprire appunto un'attività all'interno del comune, della regione, ma anche italiano, ma anche europeo. Quindi faranno anche attività di stage, professore? Certamente, loro hanno un'attività di stage obbligatoria di 15 giorni presso un'azienda da loro scelta, o eventualmente, se non la trovano, scelta dalla scuola, perché abbiamo una lista di laboratori accreditati, oppure possono partecipare a uno stage addirittura annuale, ovviamente compatibile con le materie di studio, quindi solitamente nel pomeriggio, dove loro possono andare presso un laboratorio tutto l'arco dell'anno, nei quali loro sono completamente assicurati dalla scuola con le normali prassi dei lavoratori dipendenti. Quindi alla fine di questo stage le viene rilasciato un attestato, generalmente, che può servire per il futuro? Ah, certamente, loro hanno un attestato di partecipazione e hanno appunto l'abilitazione odontotecnica, e eventualmente per aprire anche un proprio laboratorio, chiaramente solitamente passano alcuni anni di dipendenza o di partecipazione a aziende dove si rifiniscono e creano il loro percorso, perché nel nostro settore spesso c'è anche una specializzazione più indicata in un campo del nostro lavoro, diciamo. Ciao, come ti chiami? Giulia. Giulia, mi puoi dire per cortesia per quale motivo hai scelto questa specializzazione?
perché comunque mi sono sempre interessati i lavori manuali e questo è un settore in cui c'è una buona possibilità di lavoro e mi è sempre interessato fin da quando ero piccola. Mi piacerebbe anche aprire un laboratorio mio e spero comunque di trovare un buon lavoro. Professore, c'è una differenza per quanto riguarda i numeri tra gli allievi maschi e femmine? No, direi di no, anzi negli ultimi anni la presenza femminile è al 50%, in alcuni casi, in alcune classi addirittura lo supera, perché comunque è un lavoro anche indicato per le donne, in quanto è un lavoro manuale ma non particolarmente pesante, anzi le donne hanno un carattere sviluppato nel colore, che è una cosa molto importante nel nostro lavoro, cioè riconoscere i colori e diciamo riuscire a trasformare il colore artificiale nel colore naturale del paziente. Quindi le donne sviluppano di loro natura un senso del colore maggiore. Ti chiami? Tommaso. Tommaso, dove abiti? A Firenze? No, sto fuori Firenze, a Bagnarripoli. Quindi hai difficoltà a raggiungere la scuola? No, perché questa zona qua vicino alla scuola c'è fornita di linee di autobus, poi c'è il treno alla stazione di Rifredi, cioè ragazze vengono anche da molto più lontano di me, tipo da Certaldo, dalla Strassegna, comunque è raggiungibile la scuola. Ginevra. Senti Ginevra, cosa ti piace in particolar modo di questo corso di specializzazione? A me piace molto modellare e poi le riparazioni, mi piace tanto questo lavoro. E quindi è un corso che via via vi appassiona sempre di più? Sì, moltissimo. Infatti mi piace tanto fare lo stage, andare a lavorare anche comunque poche ore, però mi diverto. Professore, ci può fare qualche considerazione sul corso, le possibilità che avranno i ragazzi in futuro per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro? Sicuramente il nostro corso offre una abbastanza dettagliata fascia sul mondo del lavoro. Molto importante è che loro, i ragazzi, abbiano voglia di lavorare, e perché l'impegno soprattutto nelle classi terminali diventa duplice, cioè sia tutta la fase della scuola più la fase degli stage, che ovviamente integrano la formazione. Chiaramente se un ragazzo impegnandosi molto, perché la giornata diventa molto lunga, venire a scuola la mattina e uno più pomeriggi frequentare un laboratorio, con questo tipo di impegno nei laboratori formano dei nuovi ragazzi che spesso e volentieri continuano il percorso nel laboratorio stesso. Questo ovviamente, ripeto, è un impegno che loro si devono dare, perché se un titolare di laboratorio prende un ragazzo soprattutto per uno stage annuale pretende anche un certo tipo di continuità e di impegno nel lavoro. Questo fa sì che successivamente si può reperire della mano d'opera già specializzata, perché un ragazzo che già per 3-4 anni segue in un laboratorio, va agli stage, è continuativo, è un tesoro, un grosso tesoro, perché ha un apprendimento molto rapido e per il laboratorio ha già una formazione atta a quel tipo di lavoro che si svolge nel laboratorio. All'interno del laboratorio abbiamo sia macchinari che strumenti di alta tecnologia, abbiamo forni per ceramica, abbiamo micromotori, abbiamo microscopi. Diciamo che la nostra strumentazione è abbastanza aggiornata rispetto a molti anni fa, siamo a livello di un laboratorio medio, ma la presidenza, comunque la nostra direzione, sta già pensando al futuro, perché ci stiamo muovendo per acquistare un sistema CAD-CAM completo. Sistema CAD-CAM che praticamente all'atto pratico è un pantografo digitale che riproduce la parte dentale e è collegato a un sistema computerizzato con un fresatore che fresa metalli o zirconio. Questa è una fase per saltare la fase della fusione,
ed è già abbastanza sperimentato in dei centri di lavorazione. Noi vorremmo appunto come scuola essere un riferimento per questo futuro dell'odontotecnica. Siamo nell'ufficio del centro informazione e consulenza dell'istituto. Le faccio conoscere il responsabile dell'ufficio, la professoressa Cicchi. Piacere. E il professor Giardini. Professoressa, ci spiega per cortesia in cosa consiste l'attività di questo centro di informazione e consulenza? I CIC sono stati istituiti una decina di anni fa e in tutte le scuole statali e non statali dal Ministero. Dovevano servire come punti di riferimento per gli allievi per chiedere informazioni inerenti alla scuola e soprattutto all'inizio come sportello anche psicologico, pedagogico. Infatti nel nostro CIC opera da diversi anni uno psicologo iscritto all'albo che si è fatto a poco conoscere dagli allievi. Ogni anno si reca in tutte le classi prime e fa un primo incontro per comunicare agli allievi appunto che lui c'è, e da questo primo incontro di solito redige una scheda nella quale già gli insegnanti della classe gli fanno presente quali possono essere i casi più complicati. Noi teniamo qui questo schedario e via via alla fine del primo quadrimestre facciamo dei nuovi interventi per seguire un po' l'andamento della classe. Questo è una specie chiamato progetto accoglienza, perché dovrebbe servire a eliminare un po' la dispersione, a recuperare i ragazzi che vogliano smettere di venire a scuola. E negli ultimi anni è servito molto anche come punto di confluenza fra la scuola, quindi lo psicologo sta nel mezzo, e gli enti del territorio, diciamo così. Un'altra attività che ha portato molti allievi qui da noi, purtroppo bisogna andare incontro agli interessi dei ragazzi, è stato il patentino del ciclomotore. Infatti negli ultimi 5 anni noi abbiamo fatto ogni anno più di 4-5 corsi per un complesso di 100-120 allievi che poi dopo il corso si sono presentati all'esame e hanno conseguito questo patentino per il ciclomotore, per loro è una cosa di vitale importanza. Il patentino è particolarmente ambito dai ragazzi e si colloca all'interno delle attività del CIC come la punta di diamante dell'educazione stradale, in quanto dal punto di vista didattico vuole essere il punto d'arrivo di un percorso che già dovrebbe essere cominciato nelle scuole medie inferiori e anche alle elementari. I ragazzi naturalmente lo vivono come un'esperienza molto importante e dobbiamo dire che i risultati degli ultimi 2 anni ci vedono collocati in buona posizione. Facendo una statistica dei facenti partecipanti agli esami e rispetto a coloro che sono stati promossi, hanno preso l'idoneità, abbiamo avuto dei risultati notevoli. C'è stato un evento molto importante del quale siamo stati partecipi noi del CIC insieme alla sezione dei grafici della scuola. Nel 2005, come potete vedere da questo calendario che è il frutto di questo lavoro, abbiamo vinto un premio a livello nazionale proprio per la prevenzione dell'AIDS. C'è stata una manifestazione a Roma dove è stata data una targa, una coppa che si trova in presidenza, e questo gruppo di ragazzi dei grafici della quarta e quinta grafici avevano disegnato e rappresentato queste immagini pubblicitarie per la prevenzione dell'AIDS e hanno ricevuto un premio che è stato poi utilizzato per comprare del materiale per la scuola. Professor Pancani, che rapporto c'è fra corpo docenti e questo ufficio? Ma un rapporto importante, essenziale vorrei dire, perché di fatto noi abbiamo allievi che possono avere un disagio giovanile, come diceva appunto la nostra collega, e in questo caso un supporto essenziale, fondamentale per aiutarci come docenti a capire quale possono essere le strade da percorrere per una maggiore motivazione e diminuire molto l'abbandono scolastico di certe situazioni difficili.
Siamo all'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci in compagnia dei rappresentanti del collettivo studentesco e cerchiamo di capire quali sono le motivazioni di questa agitazione e le loro richieste. Io ho l'impressione che la classe dirigente vi dia la massima disponibilità, sbaglio? La classe dirigente all'interno della scuola diciamo che ci è venuta incontro in alcuni momenti, ma in altri momenti ci ha messo un po' i bastoni fra le ruote. Possiamo dire che per quanto riguarda la questione di spazi o materiale a nostra disposizione all'interno della scuola, c'è stata un'ostruzione abbastanza forte da parte del preside, da parte dei custodi, che per esempio non so, non ci fornivano neanche lo scotch per appendere un cartellone. I professori ci hanno dato un appoggio soltanto in tre, mi sembra, o quattro. Mentre altri professori, magari assolutamente d'accordo con la nostra protesta, non hanno mosso un dito. Cosa pensate della riforma degli istituti tecnici in particolare? Questa riforma innanzitutto sarà molto rischiosa, diciamo, perché molte sezioni importanti verranno completamente tolte e quindi per quante altre invece verranno, per esempio, se non sbaglio, gli istituti tecnici verranno trasformati in laurea breve, se non sbaglio. Ed è una cosa che non ha molto senso, perché al posto di queste sezioni verranno messi degli indirizzi molto più vaghi e vasti, quindi danno una preparazione molto più scarsa. Ecco, vogliamo capire qual è la relazione fra l'informazione e la vostra protesta? Allora, salve a tutti, mi chiamo Michael. Questo nostro movimento, questa protesta che abbiamo fatto nel periodo scorso, è, diciamo, appunto prettamente legata all'informazione, perché quello che maggiormente puntiamo noi a fare è informare anche al di fuori della scuola, quindi insomma anche proprio al di fuori, tutto quello che ci sta succedendo a noi. Cioè il problema fondamentale, secondo me, è appunto che tutte le persone fuori dalla scuola non sanno cosa sta succedendo alla scuola, non sanno di questi tagli e soprattutto sono altamente disinformati su tutto quello che abbiamo fatto. Si prosegue la nostra visita all'interno dell'istituto. Professor Pancani, per cortesia, ci può dire dove ci troviamo in questo momento? Siamo all'interno del laboratorio di analisi posturale e qui abbiamo il collega Puglisi, che è responsabile del laboratorio, che vorrei presentare. Prego. Questo è il laboratorio strumentale di analisi della postura, in cui si controlla la postura eretta statica dei nostri allievi. In questo momento stiamo eseguendo le due fotografie finali, una sotto i piedi con uno scanner e una dall'alto con una telecamera. Finita l'acquisizione delle fotografie si inizia l'elaborazione al computer. Qui vediamo come ad esempio sulla acquisizione di fronte si controlla l'inclinazione del cingolo scapolare e del bacino e l'allineamento sulla verticale per il centro di gravità. Così poi si opera per le altre foto. Se alla fine dell'esame, che è uno screening di tipo generale, l'adolescente risulta avere squilibri di carattere importante, viene inviato a un osteopata e a un ortopedico che eseguono un esame clinico più approfondito, sempre qui dentro questa scuola. Se l'esame clinico più approfondito lo consiglia, si redige un piano di riabilitazione e di riallineamento posturale per il ragazzo. Professore, con chi collaborate in questo progetto e quali sono i risultati ottenuti fino a questo momento? Questo progetto viene svolto in collaborazione con l'Università di Firenze, il Dipartimento di Scienze Motorie, che ci segue e ci dà la copertura scientifica e che ci manda anche degli esperti per eventuali approfondimenti. Dunque, fino ad oggi il progetto ha circa 2 anni di vita, abbiamo controllato 300 allievi, ne controlliamo circa 150 per anno, 200. E così molto all'ingrosso, un 10-15% di questi ragazzi ha poi bisogno di un intervento. Siamo all'interno del Palo Martioli in presenza del direttore, professor Di Francesco Antonio, che è responsabile anche del settore sportivo dell'Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Firenze.
È un'attività seguita molto dai ragazzi, abbiamo circa 80 ragazzi fra maschi e femmine che si occupano di tiro con l'arco. Abbiamo anche in programmazione un corso di vela su derive in collaborazione con il Centro Nautico qui di Firenze. E svolgiamo attività di pallacanestro quasi tutte le settimane all'interno della scuola. Abbiamo una sala pesi che viene frequentata regolarmente tutti i giorni in orario extrascolastico dai nostri allievi. Poi abbiamo delle attività di gruppo sportivo, in maniera particolare l'attività di rugby maschile e femminile, che è una delle attività più antiche svolte all'interno di questa scuola. È dal 1969 che esiste una squadra di rugby qui all'interno della scuola. Oltre questo svolgiamo tutte le attività di atletica leggera che vengono proposte dai vari enti locali e dall'ufficio sport del Provveditorato di Firenze. Professore, ci può dire per cortesia che tipo di allenamento stiamo assistendo in questo momento? Sì, questo qui è uno degli allenamenti tipo che vengono fatti durante l'attività scolastica, in orario extrascolastico comunque, cioè alla fine della mattinata di studi. Abbiamo una collaborazione, questo è un progetto di tiro con l'arco con cui abbiamo la collaborazione della federazione, tanto è vero che abbiamo un tecnico della federazione che collabora con noi per insegnare tutto il tiro con l'arco. Vi presento la professoressa Manetti, che si occupa oltre di tiro con l'arco anche dell'atletica leggera che viene svolta all'interno della scuola. Buongiorno, le nostre attività scolastiche sono nate ovviamente nell'interesse della massa dei ragazzi, per cui l'attività che abbiamo fatto finora negli ultimi 3 anni di gruppo sportivo di tiro con l'arco è nata un po' per scommessa, perché è un'attività veramente un po' particolare, ci vuole un ambiente molto particolare per poterla svolgere, eccetera, eccetera. E è nata un po' per scommessa, poi visto l'interesse, vista la curiosità di tanti ragazzi, è finita per diventare una cosa regolarizzata come finalità agonistica e finalità anche di altro genere, perché il nostro gruppo sportivo è frequentato da molti ragazzi che hanno difficoltà a praticare altri tipi di sport, per cui questo è uno sport che è diventato un'alternativa valida per molti ragazzi. Prego. Sì, effettivamente, come ha detto la professoressa, all'inizio era nato quasi come una scommessa, però abbiamo visto negli anni una partecipazione sempre maggiore da parte di ragazzi e ragazze. E, cioè, la differenza tra un tiro con l'arco svolto a livello agonistico reale come attività sportiva e quella svolta a scuola si vede proprio nell'obiettivo finale. Qua è stare insieme, divertirsi e perché no sviluppare anche certe capacità che possono essere anche rispetto alle regole e sviluppare anche certe attitudini al tiro. Sono 3 anni che partecipo a questo gruppo di atleti e grazie alla professoressa Manetti ho iniziato anche a fare tiro con l'arco, insomma, come sport, perché è una cosa che mi ha preso molto, sono appassionata di questo sport e penso che tutti i ragazzi che in questo momento siano qua provino la stessa sensazione che provo io quando riesco a tirare una freccia in modo decente, corretto e fare un centro così per aumentare la mia autostima, diciamo. Professoressa, questo sport viene praticato anche dai portatori di handicap? Sì, noi abbiamo un settore apposito che comprende diverse tipologie di handicap. Abbiamo un insegnante di sostegno che ci supporta e che ci dà una mano durante l'allenamento. E per questi handicap ovviamente sono di varie tipologie e il miglioramento senz'altro, essendo un'attività che comprende il campo psicofisico, quindi miglioramento di diversissime capacità,
e abbiamo ottenuto dei risultati incredibilmente validi. Io proporrei anche ad altri tipi di scuole questo tipo di attività, perché si ottengono veramente dei buoni risultati. Vorrei ricordare anche che esiste una nazionale di tiro con l'arco con l'handicap che a Torino è riuscita insomma ad ottenere dei risultati validissimi in questo campo. All'interno della squadra ci sono ragazzi di altre nazioni, di altre origini? Sì, come vedete alle mie spalle ci sono provenienti da Cina, Ucraina, Cile, Venezuela, ci sono tipologie di appartenenza alla scuola di ogni genere, per cui noi integriamo tutti con molta soddisfazione, perché abbiamo anche dei buoni risultati in seguito a questa collaborazione. Concludiamo la nostra visita odierna in compagnia sempre di professor Pancani in un'aula veramente unica. Sì, unica perché siamo nel laboratorio di musica, e un istituto tecnico che ha un laboratorio di musica sicuramente è qualcosa veramente di particolare. E qui abbiamo il responsabile, il professor Gatti, che ci può raccontare come è nato questo laboratorio. Questa attività nacque da un'esigenza che sentivo particolarmente, avendo calcato alcuni palchi, avendo lavorato in teatro per molti anni nel settore musicale. Ho proprio sentito a un certo punto, intorno agli anni 2000, la necessità di costruire qualcosa di musicale all'interno dell'istituto, che ne era sprovvisto proprio per sua propria caratteristica, essendo un istituto tecnico. Iniziai l'attività con un laboratorio che era una commistione fra teatro e musica, ovvero uno stage praticamente lavorativo con degli addetti del settore, con una ditta qui di Firenze, e cominciato ad attrezzare questo piccolo laboratorio. Nel 2004 abbiamo vinto un concorso, la cosa ovviamente è andata avanti, abbiamo vinto un concorso al MIUR che ha fatto sì di poter acquistare tutta questa attrezzatura che vedete, quindi un piccolo studio di registrazione. E da quell'anno non abbiamo più cessato l'attività, anzi stiamo ancora cercando di aumentarla, coinvolgendo anche un maggior numero di colleghi e di allievi. Sentiamo i due studenti presenti che ci parlano del modo in cui si sono avvicinati a questo laboratorio, se suonavano già uno strumento oppure no. Sì, in effetti è così, perché ognuno di noi ragazzi già prima suonava uno strumento, per esempio io sono la batteria, e sapendo che poi c'è questo corso di musica, ecco, ci ha spinti a continuare quella che è una passione di ogni noi. E per esempio io ho già 3 anni che ho frequentato questo laboratorio di musica, e come ha detto anche il professore prima, qui non solo si fa musica ma la studiamo, quindi impariamo quella che è in effetti comporre musica, iniziare a produrla non facendo solo cover ma anche dei pezzi nostri, perché noi abbiamo registrato alcune nostre canzoni che poi tra breve deve uscire un CD del laboratorio musicale, ed è stata veramente una bella esperienza. Io stessa cosa, suonavo uno strumento in precedenza prima di iniziare a frequentare il corso, e il mio strumento era la tastiera. Devo dire che mi sono molto appassionato a questo corso, frequentavo molto spesso, da 2 anni che lo sto frequentando. Hanno dato, come ha detto lui, lezioni di strumenti, quindi ho preso anche qualche lezione. E non solo, mi ha appassionato il fatto che molti ragazzi sono venuti a suonare, abbiamo registrato molti nostri pezzi, e mi ha appassionato anche il fatto che abbiamo fatto un piccolo concertino lo scorso anno a febbraio, che non è andato per niente male, anzi molto bene, e ci siamo anche divertiti, questo è l'importante. Ringraziamo il professor Pancani come al solito e tutti i suoi colleghi. Grazie a voi per l'attenzione e per il nostro istituto. Alla prossima occasione.
Istituto Leonardo da Vinci di Firenze, Aula Magna, professor Ugo Pancani. Buongiorno, oggi all'interno del nostro istituto abbiamo un evento molto importante, vorrei dire estremamente significativo, perché oggi verrà dedicata una targa e la nostra biblioteca a Peppino Impastato. In altre parti d'Italia queste targhe sono state eliminate e noi vogliamo riportare il giusto rilievo a questa grande persona, a questo grande personaggio. Assessore Rosa Maria Di Giorgi, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Firenze. È un giorno importante, assessore, oggi. Molto importante, infatti noi vogliamo dare particolare rilievo a questa occasione, innanzitutto perché in una delle nostre scuole più amate, è dentro l'Istituto Tecnico Industriale di Firenze. E questa idea, che è molto orientata alla formazione dei giovani, mi è sembrata veramente interessante. Dobbiamo far sì che il ricordo e soprattutto l'idea legata al lavoro necessario relativo all'antimafia e quindi alla legalità sia uno dei temi essenziali nella formazione dei ragazzi, e quindi un'occasione come questa evidentemente dà una forte spinta in questa direzione. Quanto è importante l'informazione nei confronti di questi giovani, assessore? È importantissimo e non si fa mai abbastanza. Stiamo facendo un grosso lavoro sia come comune che come regione toscana, anche la regione si è impegnata molto nelle attività legate all'educazione e alla legalità, e addirittura ci sono delle deleghe precise. Io ad esempio sono anche l'assessore che ha la delega all'educazione e alla legalità, l'abbiamo voluta indicare direttamente proprio perché è un tema fondante della civiltà e della nostra civiltà italiana, soprattutto purtroppo con l'esperienza che abbiamo noi di mafia, camorra, che evidentemente a livello internazionale ci collocano in una posizione non piacevole. Giovanni Impastato, cosa è rimasto del sacrificio di Peppino Impastato a distanza di anni? Il messaggio è arrivato a chi di dovere? Ma sicuramente il messaggio è arrivato e questa iniziativa di oggi lo sta a dimostrare. Anche perché io in tutti questi anni ho cercato un po' di raccontare la storia di Peppino, ho cercato di frequentare, cioè di rispondere agli inviti delle scuole dove ho avuto la possibilità di comunicare con tanti giovani. Noi pensiamo che Peppino in passato sia un martire, anche un martire della civiltà, un martire della cultura, e che il suo gesto, il suo sacrificio non si debba fermare soltanto alla sua persona, perché è un messaggio troppo grande, più grande di tutti noi. Ecco perché la memoria è di fondamentale importanza. Qualcuno diceva che un paese senza memoria non può mai avere un futuro. No? Leonardo da Vinci ci tiene molto a questo tipo di manifestazioni. Su questo ribadiamo quello che è la nostra idea di scuola. La scuola è importante per la società perché trasmette conoscenza, ma è importante anche perché trasmette formazione del cittadino. Il ricordo di coloro che sono morti nella difesa della democrazia non è un ricordo fine a se stesso, è un ricordo che deve servire in progress per coloro che si stanno sviluppando. Non c'è una democrazia che non ha memoria del suo passato, e Peppino Impastato, così come tutti quei giudici, poliziotti, giornalisti che sono morti durante quei terribili anni 60-70 per mano di terrorismi di vario genere della mafia, sono uno dei nostri, sono nostri eroi della democrazia, così come lo erano stati i partigiani e i soldati dell'esercito di liberazione durante la seconda guerra mondiale. Un vivo ringraziamento al preside Battoni e anche agli altri ospiti. Un giorno importante perché questa targa che viene oggi esposta ha un significato di apertura nazionale nei confronti di chiunque vuole mettere una barriera alla conoscenza, al sacrificio, al martirio di persone come Peppino Impastato. Grazie a tutti voi, signori. Buongiorno da Giovanna Inzaina di Emisferi TV. Ci troviamo nella scuola
Leonardo da Vinci in compagnia del professor Ugo Pancani, la nostra guida oggi. Professore, buongiorno. Dove ci porta? Ma oggi vi farò incontrare alcuni docenti e allievi che sono impegnati in due progetti estremamente interessanti. Uno che riguarda l'energia e l'altro che riguarda la sicurezza e la prevenzione. Siamo col professor Paolo Guidotti, addetto al servizio di protezione e prevenzione della scuola. Professore, cosa significa occuparsi di sicurezza e prevenzione all'interno della scuola? Naturalmente occuparsi di sicurezza all'interno della scuola vuol dire rispondere a tutti i dettati normativi per far sì che la salute e la sicurezza sia degli studenti e dei lavoratori all'interno della scuola sia garantita nel modo più opportuno possibile. Però siamo all'interno della scuola, non è soltanto un luogo di lavoro generico e quindi ci occupiamo anche in questo settore di educazione e quindi l'attenzione è rivolta agli studenti e per questo motivo il servizio di prevenzione e protezione della scuola agisce in modo da rendere partecipi gli studenti all'attività che il servizio svolge, quindi tutte le cose che il servizio fa in funzione della salute e la sicurezza dei lavoratori nella scuola vede il più possibile ampio il coinvolgimento degli studenti. Senta professore, possiamo sentire alcuni ragazzi che hanno partecipato all'attività di formazione? Senz'altro, qui ci sono 4 studenti della quinta edilizia che hanno partecipato appunto l'anno scorso a questa attività. Ciao, tu come ti chiami? Sono Simone della quinta edilizia. E l'anno scorso abbiamo partecipato a un progetto dell'antincendio, appunto, dove abbiamo spiegato ai ragazzi delle prime come passare la situazione se si dovesse presentare un incendio nella scuola. Gli abbiamo insegnato a osservare le cartine posizionate nelle loro classi, a osservare gli estintori, a osservare i vari segnali e penso che questa esperienza sia stata utile a loro, ma soprattutto a noi. Mi chiamo Andrea, sono della quinta edilizia e svolgo volontariato presso la Misericordia di Calenzano e sono un soccorritore di secondo livello. Ho contribuito anch'io alla formazione dei ragazzi delle prime, soprattutto parlando di come è strutturato il 118 e da dove parte una chiamata e dove arriva. Professor Guidotti, rispetto al tema della sicurezza, qual è il vostro rapporto con il territorio? Sì, è interessante la domanda. Il rapporto con il territorio è centrale per la nostra attività sulla sicurezza all'interno della scuola. Molti enti sul territorio si occupano di questo tema in modo istituzionale e quindi è utile che ci sia un contributo e una collaborazione fattiva fra questi enti e la scuola stessa. Per questo motivo la nostra scuola si è fatta promotrice di una rete di scuole e di agenzie sul tema della sicurezza della provincia di Firenze. All'interno di queste relazioni che si sono stabilite ci sono diversi progetti che vedono appunto coinvolti la scuola insieme a questi enti. Uno di questi è il progetto del Vigili del Fuoco Volontari a cui hanno partecipato l'anno scorso alcuni dei nostri studenti e di nuovo quest'anno ci sono 6 studenti che vi partecipano e che possono dirvi qual è la motivazione che li ha spinti a fare la scelta di percorrere questo corso e sono qui presenti con me. Passo a loro la parola. Buongiorno, mi chiamo Alessio e frequento il corso appunto dei Vigili del Fuoco Volontario e ora passo la parola al mio collega e anche referista di noi corsisti. Salve, io mi chiamo Jacopo Francaranci, oltre a essere referente dei Vigili del Fuoco Volontari sono anche un corsista partecipante e la cosa che mi ha spinto a partecipare a questo corso è stato che l'anno scorso, nel febbraio 2009, c'è stata una conferenza con dei capi squadra in Aula Magna. Il corso è strutturato in 120 ore che sono divise in due parti, teorica e pratica. Noi in questo periodo stiamo facendo la parte teorica della chimica fisica del fuoco e del BLS, sarebbe il primo soccorso, all'interno della scuola. La scuola interviene in sinergia con i Vigili del Fuoco nelle attività di questo progetto. È stato fatta
tutta un'operazione di integrazione delle attività che il corso di questo progetto prevede, in modo tale che gli argomenti trattati fossero il più possibile inseriti nelle materie curricolari che i corsi che gli studenti frequentano regolarmente a scuola prevedono. Ci troviamo con la professoressa Franca Bazia, referente del progetto Alla Legalità. Il nostro progetto quest'anno si chiama Scuola e Legalità, ma già gli anni precedenti abbiamo lavorato su queste tematiche ed è per questo che gli avvenimenti che i nostri ragazzi hanno realizzato insieme con i docenti vi vogliono raccontare. Questo progetto è importante comunque per la cultura dei ragazzi e la legalità, soprattutto noi siamo una classe che abbiamo partecipato a molti progetti. Comunque come classe siamo molto attiva perché la nostra biblioteca è stata intestata anche a Peppino Impastato e abbiamo presente qui Giovanni Impastato, il fratello. Bene, secondo me questo progetto è stato molto importante in quanto credo ci abbia riuscito a tutti e ci servirà per tutta la vita. Secondo me questo progetto è importante non solo perché ci unisce come classe ma anche come istituto. Abbiamo partecipato a degli incontri come il Town Meeting che ci hanno formato e ci hanno comunque aperto la mente e quindi secondo me questo è importante, non dovrebbe essere rivolto soltanto a noi come istituto tecnico industriale Leonardo da Vinci, ma dovrebbe essere ampliato a tutta l'Italia. Bene. Penso che la scuola debba dare agli studenti non solo degli elementi culturali, ma anche li renda custode e interprete di quelli che sono i valori fondamentali della democrazia, della legalità e di ogni principio che li possa avviare ad una vita civile, democratica, libera e solidale. Ci troviamo in compagnia del professor Marco Casini. Professore, buongiorno. Buongiorno. Dove ci troviamo? E questo è il laboratorio di sistemi automatici dell'indirizzo elettrotecnica e automazione. Quindi in questo laboratorio ci si occupa di misure, di esperienze di automazione industriale. Quindi si parla di energia? Ma sicuramente, perché anche il nome dell'indirizzo elettrotecnica e automazione rende naturale che ci si occupi di questo problema. Quindi i ragazzi devono essere, se si occupano di impianti elettrici, devono anche essere consapevoli di come si produce questa energia, ma anche di chi la consuma e di come si consuma. E questo è ancora più interessante se questa domanda ce la poniamo all'interno della scuola, che è una struttura dove di energia abbiamo scoperto che se ne consuma tanta. Allora, intanto Lottinari, rappresentante della classe quarta elettrotecnica. Abbiamo scoperto che all'interno della scuola vi sono enormi sprechi a partire da un impianto di riscaldamento che abbiamo qui alla scuola e riguardante problemi riguardanti anche finestre non giustamente con delle buone guarnizioni, per cui abbiamo delle dispersioni, vi sono tubi di riscaldamento non coibentati, per cui questi tubi hanno delle perdite. Allora, intanto mi presento, sono Andrea Brignani della quarta elettrotecnica e automazione. Ovviamente noi abbiamo realizzato un pieghevole in cui parliamo degli sprechi sia strutturali che all'interno della scuola dovuti ai mal comportamenti di studenti o personale e poi per coinvolgere di più studenti abbiamo ideato un questionario all'interno di questo pieghevole in cui chiediamo agli studenti di darci una loro idea per farci capire meglio anche cosa ne pensano loro. Sono Giuseppe Castellino della classe quarta elettrotecnica automazione. Effettueremo una misura prima della campagna di sensibilizzazione e una dopo essa per verificare che vi sia stato un miglioramento o no, se abbiamo raggiunto dei risultati più che validi o no. Sono Gabriele Bove della classe quarta ELA. Innanzitutto vorrei dire che una volta finita la lezione i rappresentanti in particolare ma anche gli altri prestino attenzione affinché le luci siano spente, le finestre siano chiuse e evitare sprechi come lasciare accese macchine o dispositivi come computer. E in seguito come sarà, professore? Beh, dunque, questo è un luogo dove si fa educazione. Educazione sia e istruzione tecnica ma anche educazione alla cittadinanza, per cui pensiamo di proseguire a parlare di energia installando degli impianti
che abbiano un impatto ridotto dal punto di vista dell'ambiente. Quindi comincerà un corso per l'autocostruzione di pannelli solari termici che concorreranno alla produzione di acqua calda in certi edifici della scuola. C'è la prospettiva di installare una turbina eolica di modernissima concezione e altri pannelli fotovoltaici oltre a quelli che già abbiamo installato, cosicché possa essere veramente un luogo dove si sperimenta un nuovo modo di fare produzione di energia. Ma anche per la scuola e quindi siamo veramente felici. Riusciamo quest'anno a premiare 69 studenti con borse di studio di 300 euro l'uno. A queste, proprio per cercare di estendere anche la possibilità per i ragazzi di avere un giusto riconoscimento del loro impegno nella scuola, il Consiglio d'Istituto ha aggiunto dei fondi propri e abbiamo aggiunto altre 15 borse di studio per da 200 euro l'uno. Quindi
alcune saranno da 300 euro, altre ne abbiamo fatte da 200 per avere la possibilità proprio di premiarne il più possibile. Oltre a questo non ci arriviamo. Presidente Battoni, un giorno particolare, perché la gioia per i vincitori delle borse di studio è anche più grande per chi le consegna. Beh, certo, noi siamo felicissimi in questo giorno perché significa che una buona parte dei nostri studenti hanno recepito bene, molto bene, il messaggio che la scuola ha dato e hanno avuto un ottimo profitto. Il fatto che noi l'anno successivo li premiamo è l'incentivo che vogliamo dare al fatto che loro possano impegnarsi sempre di più, adesso nella scuola e successivamente nella vita e nel lavoro. Sì, i complimenti anche da parte dei genitori, perché ci hanno fatto i complimenti per la motivazione che riusciamo a trasmettere ai ragazzi attraverso giornate come queste, che sono di motivazione, di stimolo, in un momento in cui non sempre è facile richiamare l'attenzione e la motivazione dei ragazzi in un contesto generale della scuola. Sono momenti dove c'è una particolare aggregazione e uno spirito di amicizia che riporta un pochino indietro nel tempo, dove in epoche in cui c'era più amicizia e più solidarietà a tutti i livelli e in tutti i sensi. Certamente, grazie. Signor Preside, ma queste premiazioni assumono un doppio valore? Sicuramente assumono un doppio valore, perché da una parte il ragazzo si sente estremamente motivato nel riceverlo e poi successivamente ha questa spinta a continuare. Il fatto di essere premiato lo porta a avere una maggiore autostima di se stesso, e questo è anche un insegnamento per la vita. Avere fiducia nelle proprie possibilità è una cosa importante per affrontare il mondo. Grazie a tutti loro. L'assessore Di Giorgi, assessore alle pubbliche istruzioni del Comune di Firenze, è con noi anche oggi e noi la ringraziamo per questa presenza importantissima. Grazie, buonasera. Siamo qui con i genitori con questa scuola che ci è molto cara. Lo ha sempre dimostrato. Senta, assessore, quanto sono importanti incontri come quello odierno nell'ambito scolastico tra studenti, genitori e professori? Ma credo che sia fondamentale, perché è un momento in cui i ragazzi hanno 14 anni, hanno veramente poca esperienza naturalmente legata alle scelte che dovranno fare. Quindi è fondamentale che ci sia, che la scuola si apra e che i genitori aiutino i ragazzi in questa loro scelta. Le direzioni scolastiche, i dirigenti si stanno organizzando per orientare i propri corsi e quindi credo che l'offerta formativa possa essere abbastanza definita anche già in questi tempi, che sono poi i tempi delle iscrizioni. Io credo che questa sia da sempre una scuola molto interessante, perché qui ci sono ragazzi che vengono un po' da tutta la provincia, ci sono esperienze molto diverse, è una scuola anche difficile per certi aspetti, ma è una scuola di vita anche, e dobbiamo valorizzare questo aspetto di questo istituto, quindi sia contenuti di apprendimento, per cui una scuola tecnica di alto livello che professionalizza e che quindi dà molte risposte alla domanda formativa dei nostri giovani. Dall'altra parte anche una scuola di vita, nel senso che trovare insieme ragazzi di più nazionalità, ragazzi stranieri, ragazzi anche di più condizioni sociali, perché questa grande scuola è anche tutto questo, significa riuscire a confrontarsi da subito con i problemi della vita e con le difficoltà che magari non sono tue, che sono del tuo compagno di banco. Allora è molto importante il compito degli insegnanti di orientamento, devono orientare questi ragazzi, devono aiutarli e devono comunque tirare dal punto di vista scientifico, andare avanti, quindi l'istruzione e il livello di apprendimento e il livello di istruzione è molto importante, nello stesso tempo anche fare educazione, perché c'è differenza fra soltanto istruzione e educazione, cioè qualcosa di molto più completo e più complesso. E la nostra classe insegnante questo deve fare. Grazie infinite, assessore Di Giorgi.
Assessore Di Fede, allora, l'interesse della provincia verso la scuola e l'insegnamento è comprovato e dovuto, mi sembra, vero? Assolutamente sì, noi abbiamo delle competenze specifiche che sono quelle appunto della scuola secondaria. Noi offriamo alla scuola secondaria le strutture, ovviamente, che sono la prima cosa, quindi gli edifici sempre più accoglienti e sicuri, e poi ci occupiamo anche di sostenere tutta l'attività didattica dei docenti e sostenere anche il diritto allo studio dei ragazzi. Oggi, diciamo, noi dobbiamo capire che funzionano molto l'esempio. A scuola i ragazzi devono trovare prima di tutto l'esempio. L'insegnante è un maestro anche di vita, è un esempio di vita. Poi la scuola è anche una palestra di democrazia che forma il cittadino democratico. E poi, e soprattutto studiare, perché studiare, far capire che lo studio è importante, che lo studio ha un valore, questo è già una forma educativa che ha una sua forza e può permettere ai ragazzi anche di avere una visione e dare un valore alle cose importanti in modo necessario oggi nel nostro paese. La famiglia e la scuola devono viaggiare a braccetto, strettamente a braccetto. Non si ottengono ottimi risultati se non c'è dietro una famiglia. E quindi io invito anche i genitori a vedere la scuola come non tanto un luogo lontano, ma un luogo, una volta scelto, che deve essere un punto di riferimento proprio per la formazione, ripeto, anche della personalità del ragazzo. Quindi questo è un obiettivo comune della scuola e della famiglia, deve essere perseguito insieme, sempre insieme. Questo è un messaggio importante di cui noi la ringraziamo, che sarà trasmesso attraverso la televisione alle famiglie. Grazie, 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 grazie tanto. Siamo con la professoressa Betty Piancastelli, insegnante responsabile del progetto Educazione attraverso il teatro e regista del gruppo teatrale studentesco. Professoressa, buonasera. Sì, stasera presenteremo un'anteprima del nuovo spettacolo. Il gruppo teatrale della nostra scuola è nato nel 2004 e da allora gli studenti hanno realizzato moltissime iniziative sul territorio rivolte alla cittadinanza, con l'obiettivo principale di sollecitare in tutti una profonda riflessione sui problemi attuali del nostro mondo. Lo spettacolo di stasera, come parte focale, Il Carnevale degli Insetti di Stefano Benni, una metafora poetica e ironica. Gli insetti rappresentano tutti coloro che si trovano sul gradino più basso della scala sociale, gli emarginati della terra, e dal loro minuscolo punto di vista ci lanciano un accorato appello, esortandoci tutti a imparare a vivere insieme, senza distinzione di razza, di etnia, di tradizioni, condividendo gli spazi vitali e le risorse della terra, se non si vuole cadere in una spirale di violenza, di sopraffazione, di autodistruzione. E come conclusione dello spettacolo abbiamo voluto rendere un omaggio alla nostra città e al suo sommo poeta, con una riduzione della Divina Commedia in 100 sonetti satirici, un'opera del 1921 di Vittorino Camaiti, un dantista, compone 100 sonetti. Ogni sonetto è il riassunto fedele di un canto nel rispetto degli episodi, della suddivisione fra cieli, gironi, delle cantiche con i nomi precisi che ricorrono nella Divina Commedia, ma con una vena ironica veramente irresistibile. In mezzo di cammino di nostra vita mi ritrovai per una serva oscura. Vordi, su 35, e l'ha capita, se no principia la obbligatura, perché questa commedia è astrusa, ordita, da non farsi aprire addirittura. Dante vede una lonza inviperita, un leone e una lupa, e gli ha paura.
ma gli apparisce un uomo e dà: oh gioia, chi siete? Abitati di Mardonio. E quell'altro: campai eroi di Troia. Dunque, Virgilio. Già, si passa per l'inferno purgatorio, Beatrice poi ti darà di bacio. Poi seguito. Te, vieni con me, senza far parola. I ragazzi lavorano con grande convinzione e fanno propri i messaggi che vogliono trasmettere. Grazie a tutti.